Benvenuti sullo strano canale. Jody è una giornalista televisiva che un giorno non si presenta al lavoro. È stata rapita o se n'è andata di sua spontanea volontà? Ventisette giugno 1995. Quella che doveva essere una giornata di lavoro come le altre, per la giornalista Jody Huizentrout si trasforma in un mistero che ancora oggi la fa da padrone nei pensieri di chi la conosceva e di chi si è occupato del suo caso. Bisogna cominciare dall'inizio, conoscere la sua storia a livello umano e professionale, per farsi un'idea di cosa possa esserle successo. Jody nasce il 5 giugno 1968 a Long Prairie, in Minnesota. È la figlia minore di Nicholas e Jane. Fin da piccola dimostra un carattere allegro ed estroverso che, unito a una grande ambizione, la porterà lontano nel mondo del lavoro. Dopo il liceo frequenta la St. Cloud State University, dove studia comunicazione di massa e oratoria e si laurea nel 1990. Dopo aver lavorato per la Northwest Airlines ed essersi fatta le ossa come caporedattore presso la CBS Keegan a Cedar Rapids, in Iowa, torna in Minnesota per lavorare alla ABC K-Sachs ad Alessandria. Infine, decide di trasferirsi nuovamente in Iowa per lavorare presso la CBS KIMT a Mason City. Dato che le è sempre piaciuto essere al centro dell'attenzione, diventare conduttrice del telegiornale di un'emittente televisiva è senz'altro un modo per farlo. Entra nelle case degli spettatori che la osservano e ascoltano le sue parole ogni giorno. Una sua grande passione, nata ai tempi del liceo, è il golf. Con sua grande soddisfazione, nel 1994, il suo nome appare tra i primi 5 golfisti più abili dello stato del Minnesota. Oltre a essere una seria professionista, è anche una persona con la quale è facile fare amicizia ed è ben inserita nella comunità in cui vive. Ha solo 27 anni e sta raggiungendo buoni risultati sia nello sport che nel lavoro. Le cose non potrebbero andare meglio. Eppure, il 27 giugno 1995, il classico fulmine a ciel sereno si abbatte su di lei e, di riflesso, su tutti coloro che le vogliono bene. Andiamo prima a vedere cos'è successo il giorno prima, 26 giugno, giusto per farci un quadro completo della situazione. Quel giorno Jody si alza e va al lavoro come sempre, mentre nel pomeriggio partecipa a un torneo di golf. In serata va a trovare un amico, John Van Sice. John vuole mostrarle la videocassetta contenente il filmato del compleanno di lei, che lui stesso è stato così gentile da organizzare a inizio mese, il 5, per farle una sorpresa. I due guardano la videocassetta e Jody lascia l'appartamento alle 10 di sera circa. Sappiamo che arriva alla sua abitazione perché poco più tardi risponde a una chiamata che riceve sul telefono fisso. Eccoci al 27 giugno. Sono le 4 del mattino quando negli studi dell'emittente televisiva per la quale lavora Jody ci si accorge subito della sua assenza. Realizzare l'edizione mattutina del telegiornale richiede tempo e l'alzataccia è obbligatoria anche per la conduttrice, che deve studiare il testo e sistemarsi per apparire davanti alla telecamera. Di solito Jody arriva tra le 3 e le 4, ma stavolta non si è fatta viva. Il produttore la chiama a casa. Jody risponde e afferma di non aver sentito la sveglia e che arriverà nel giro di 20 minuti. Da quel punto in poi, sul piatto ci sono solo supposizioni e domande che rimangono in sospeso. Alle 5 Jody non è ancora arrivata. Il telefono in casa sua suona a vuoto mentre il produttore la chiama più volte. Il telegiornale deve andare in onda, quindi ognuno si concentra sul suo compito e un'altra conduttrice prende il posto di Jody. Quando però tutto è finito e sono passate da poco le 7, il produttore chiama la polizia e richiede un controllo all'appartamento della donna. Quando l'agente incaricato arriva sul posto, si rende immediatamente conto di trovarsi di fronte alla scena del crimine. Il crimine in questione è un rapimento. L'auto di Jody, una Mazda ammilata rossa, è ancora nel parcheggio. A terra c'è la chiave di accensione, rotta e piegata. Lo specchietto retrovisore dalla parte del guidatore è altrettanto piegato,
come se qualcuno ci fosse finito addosso con forza. Altri oggetti di Jody sparsi a terra. Oltre a una scarpa rossa, ci sono il phon, la lacca e il make-up, che si porta sempre dietro per creare il suo look e apparire in ordine davanti alla telecamera. Mancano la sua borsa e una piccola valigetta 24 ore, anch'essa facente parte delle cose da lavoro. Sul tetto della macchina ci sono dei segni lasciati nella leggera umidità mattutina formatasi sulla carrozzeria. Si suppone che il volto di Jody sia stato spinto e schiacciato in quel punto. Sul mezzo si rileva l'impronta di una mano di soggetto ignoto. Purtroppo ci sono anche alcune macchie di sangue. Infine, sull'asfalto, ci sono i segni lasciati da poco da un veicolo che ha lasciato il parcheggio. È la scena di un'aggressione sfociata nel rapimento di Jody. Ma da parte di chi? Le indagini cominciano e i primi testimoni a farsi avanti sono tre vicini di casa della donna. All'ora in cui Jody doveva trovarsi nel parcheggio, hanno sentito delle urla provenire proprio da lì. Un altro vicino afferma di aver visto, sempre alla stessa ora, un furgone bianco fermo nel parcheggio con il motore acceso. Dato che era ancora buio, non è riuscito a vedere la targa. Nonostante l'appello della polizia diffuso sui giornali, tale furgone non è mai stato identificato. La testimonianza inquietante di un altro vicino riporta che la sera del 26 verso mezzanotte, quindi poche ore prima dell'aggressione e del rapimento, si è udita la voce di un uomo che, battendo con forza i pugni sulla porta di casa di Jody, le chiedeva di aprire. Chi fosse quell'individuo non si sa. Lo stesso testimone asserisce di aver sentito altre cose alle 4 circa del mattino, l'ora in cui è avvenuto il crimine. Secondo quanto dice, una voce di donna ha gridato «No!», poi ha pronunciato un nome e infine «Non farlo!», poi un tonfo, come una portiera che si chiude, e infine un veicolo che si allontanava. Il vicino non ha sentito chiaramente il nome pronunciato, ma il suono gli ha ricordato qualcosa di simile a John, Ron o Sean. Visto che la chiave di accensione è danneggiata, si pensa che Jody sia stata colta di sorpresa e praticamente strappata via dal sedile di guida. L'aggressore non si è fatto tanti problemi a scuoterla e a strattonarla a tal punto da far volare fuori dalla borsa tutti gli oggetti poi ritrovati accanto all'auto. Una cosa strana viene notata nel suo appartamento, nel bagno. La tavoletta del WC è alzata, il che è strano per una donna che vive da sola e che in quel momento della sua vita è single. E chi appare mentre gli agenti stanno perquisendo l'abitazione e gli investigatori stanno formulando le prime ipotesi? John Van Sice, l'amico con cui Jody ha guardato il video del proprio compleanno la sera prima. L'ultimo ad averla vista viva. Inutile dire che i detective lo guardano subito con un certo interesse. John non si fa pregare dai giornalisti che accorrono sul posto per rilasciare alcune dichiarazioni. Ascoltandole si avverte qualcosa di particolare. Mentre parla di Jody, l'uomo spesso usa i verbi al passato per poi tornare a usarli al presente. Confusione sospetta che forse abita una mente che sa la verità e si tradisce, ma poi si autocorregge. Inoltre, la versione che fornisce una volta interrogato ha un grosso punto debole. Non sa dire esattamente quando Jody è uscita da casa sua, la sera in cui hanno guardato la videocassetta. Dice che lui e Jody erano solo amici, ma alcune conoscenze in comune sostengono che lui nutrisse un interesse romantico verso di lei. Intanto, le ricerche coinvolgono anche l'FBI, che mette in campo tutti i mezzi e gli strumenti a sua disposizione. Oltre agli agenti di polizia, anche moltissimi volontari cercano di trovarla. Nella stanza degli interrogatori passano centinaia di persone, ma la lista dei sospettati rimane praticamente vuota. Per anni non succede nulla e il caso rimane irrisolto. Nel maggio 2001, in assenza di indizi che possano far pensare che sia ancora viva, viene dichiarata legalmente morta. Nel 2008, un giornale di Mason City, il Globe Gazette, riceve un pacchetto anonimo. Il timbro sul francobollo è del 4 giugno e risulta spedito da Waterloo, sempre in Iowa. Contiene la fotocopia di 84 pagine del diario personale di Jody. Si scopre in seguito che tale diario è in mano alle autorità fin dall'inizio delle indagini.
A spedirne le fotocopie è stata la moglie dell'ex capo della polizia di Mason City che, quando è andato in pensione, l'ha portato con sé. Tutta questa storia è a dir poco bizzarra. Un capitano che sottrae una prova conservata negli archivi e se la porta a casa come se nulla fosse. Forse, sapendo che finalmente avrebbe avuto tutto il tempo per rileggere il diario con rinnovata attenzione, sperava di cogliere qualche particolare che al tempo delle indagini gli era sfuggito. E che dire di sua moglie che, evidentemente a sua insaputa, ne ha spedito le fotocopie in modo anonimo e senza dare ulteriori spiegazioni? Ha pensato che fosse utile mostrarlo al pubblico attraverso la stampa? Comunque sia, solo un paio di pagine vengono pubblicate. La polizia e la stampa mantengono il massimo riservo sul resto. A tutt'oggi si continua a pensare che Jody sia stata rapita da uno dei tanti squilibrati che sono attratti dalle conduttrici dei telegiornali. Lo si pensa perché 8 mesi prima del fatto, Jody va dalla polizia e dichiara di essere stata seguita a lungo da un furgone nero con i vetri oscurati. Non potendo fornire altri dati oltre a questo, la cosa viene sì registrata, ma anche dimenticata in fretta. Thomas Gary Korsgedden, uno stupratore attualmente in carcere, è visto come possibile responsabile della scomparsa di Jody. Nel 1995 era ancora libero e viveva poco lontano da Mason City, nella quale si recava spesso per lavoro. L'ex moglie ricorda di come sembrasse ossessionato da Jody e di come non si perdesse un telegiornale condotto da lei. Particolare degno di nota, guidava un furgone come quello descritto da uno dei vicini di casa di Jody. Stranamente, questo veicolo è stato dato alle fiamme poco dopo la scomparsa di Jody. Gli investigatori provano a interrogarlo nel 2004, mentre sta scontando la sua pena, ma non riescono a convincerlo a fornire alcuna informazione utile. Se è stato lui, è improbabile che lo confessi. Un altro sospettato reso noto dalla polizia è Tony Jackson, stupratore seriale e stalker. Nel 1995 vive a 2 isolati di distanza dagli studi dell'emittente televisiva dove lavora Jody. L'uomo nega di averla mai conosciuta o seguita e non ci sono prove che dimostrino il contrario. Quindi si torna a colui che è entrato nei pensieri della gente fin dal primo momento e vi è rimasto durante gli anni seguenti. John Van Sice, l'amico che era stato così gentile da organizzare per Jody una festa di compleanno prima che sparisse nel nulla. Possiamo pensare a lui come a un corteggiatore respinto che ha reagito in modo terribile? Nessuno può dirlo e la polizia, malgrado i sospetti, lo lascia andare. Nel 2017 le autorità decidono di punto in bianco di perquisire 2 veicoli appartenenti all'uomo. La cosa particolare è che nessuna delle 2 auto era in suo possesso nel 1995, anno del rapimento di Jody. Una è del 1999 e l'altra del 2013. Perché mai la polizia ha voluto esaminarle? Non si sa nulla di più di questo. Non si sa se e cosa sia stato trovato all'interno dei mezzi. Con tutta probabilità, Jody è stata aggredita e trascinata all'interno di un furgone da qualcuno tanto sfacciato da rapirla in mezzo a un parcheggio, un luogo ben visibile dalle finestre delle abitazioni lì attorno, anche se a un'ora antelucana come le 4 del mattino. Non si è fermato nemmeno quando lei ha gridato. Il nome che un testimone le ha sentito pronunciare era John. Si trattava di un uomo che conosceva, di un amico. Oppure Jody, così popolare e carina, era diventata l'ossessione di un pazzo che non voleva più condividerla con gli altri spettatori del telegiornale. «Vivi con passione ogni giorno», ha scritto Jody su una delle pagine rese pubbliche del suo diario. «Sii passionale nella quotidianità. Vivi nel modo in cui io stessa voglio vivere. Sii generoso, gentile». Queste parole le ha scritte nel gennaio del 1994, più di un anno prima di essere rapita. Ci mostrano una donna piena di vita, ambiziosa, che sicuramente sarebbe andata lontano. È doloroso che tutto ciò non sia avvenuto e che di lei non sia rimasto altro che una scarpa rossa abbandonata sull'asfalto. E questa era la storia che ho voluto raccontarvi oggi. Come sempre io vi ringrazio di cuore per aver guardato questo video. Alla prossima!